gentilissimi, un calorosissimo saluto come sempre dagli studi di Affordable Art Point. È mio dovere aprire questa puntata ricordandovi i nostri consueti appuntamenti ogni domenica e lunedì sera dalle 21 alle 21.30 sul canale 78 Sky 918, ma anche in streaming attraverso il nostro sito internazionale www.affordableartpoint.com, perché siete proprio in tanti che ci seguite attraverso lo streaming e vi ringrazio di questo. Allora signori, per me è una serata particolare perché vado nuovamente a presentare, data la grandissima richiesta, un artista a me molto caro a cui darò del tu per il fatto che lo conosco personalmente, ma devo dire un artista che abbiamo fortemente voluto all'interno delle nostre scuderie e che questa scelta ci ha dato ragione, perché è andato in onda, l'ho intervistato una sola volta e devo dire che abbiamo fatto quasi il tutto venduto. Alla mia sinistra, signori, Carlo Lanini. Carlo, buonasera. Buonasera. Allora, Carlo, siamo qua, abbiamo detto quasi nell'imbarazzo perché avevi portato un tot di opere che poi sono entrate, devo dire, in importanti collezioni private, quindi ti abbiamo chiesto di ritornare velocemente con quel che rimaneva. E signori, quel che rimaneva è comunque una scelta sempre di qualità. Questa sera vi mostreremo circa 6 pezzi, poi andiamo a vedere che cosa deciderà la nostra eminenza grigia, Emanuela Orler, che vado a salutare, così come vado a salutare la nostra regia Carlo e Giulio e soprattutto Alessandra, sì, è sempre Emanuela ai centralini, al numero che vedete in sovraimpressione. Allora, dicevo, Carlo, grande successo, Carlo Lanini. Un artista, Carlo, ricordiamolo al grande pubblico degli Order, che dipinge ormai da quanti decenni? Dal 69. Dal 69, quindi il sapore della prima musa. Come siamo approdati a questo tipo di pittura così raffinata? Ho sempre fatto una pittura realista, partendo però da una pittura più materica e poi affinando sempre di più sia l'uso dei pennelli sempre più piccoli, sia un realismo molto più spinto. Sono arrivato all'iperrealismo perché mi piace, ma credo che sia leggermente freddo l'iperrealismo. Pochi i pittori che riescono a fare l'iperrealismo con calore. Come definiresti la tua pittura? Pittura realismo. È un realismo. Okay. Che poi oscilla tra il realismo più spinto e il realismo più materico, quindi dipende anche dai soggetti che si prestano più o meno a lavorare con una tecnica o l'altra. Allora, signori, io vorrei aprire questa puntata ponendo proprio l'accento sulle quotazioni di mercato, perché io so in questa fascia oraria di rivolgermi ad un pubblico colto che certo non posso imbambolare a parole, a parte non è proprio nel mio stile, ma conosco la clientela che ormai ci segue da anni. Dicevo, voglio porre l'accento sulle quotazioni di mercato perché proprio grazie alla vostra cultura in merito vi renderete conto che sono quadri, che sono opere, che sono lavori che non si fanno in mezz'ora, che richiedono molte ore, settimane di lavoro. Tuttavia proponiamo Carlo Lanini, non ancora per molto, con quotazioni che voglio definire di lancio. Quindi signori, pronti, mano sulla cornetta del telefono, pronti a chiamare, perché io, Carlo, con il tuo permesso inizierei la carrellata delle opere selezionate questa sera. Partiamo direttamente dall'opera numero uno. Dicevo, attenzione alle quotazioni di mercato assolutamente accessibili, quantomeno al momento. Opera numero uno. Allora, guardate la bravura di questo artista per quest'opera. Questo è un giardino, avete fortemente voluto questi tipi di opere, c'è stato questo tipo di richiesta, un giardino. Allora, da qui sembra quasi, da questa inquadratura sembra quasi una fotografia, ovviamente fotografia non è. Opera delle dimensioni di 24 cm per 25, ovviamente esclusa la cornice, che è inclusa nel prezzo, nella quotazione di mercato, 550 euro. Carlo Lanini, raccontiamo questo quadro. Io
da questa immagine, che perlomeno tu ed io vediamo dal monitor che abbiamo davanti, sembra, siamo quasi tratti in inganno, una fotografia, ma fotografia non è. No, non è una fotografia. Naturalmente si arriva a questi risultati dipingendo a stratificazioni. Su quel quadro ci sono almeno 5 passaggi. Ecco, facciamolo presente. Sono 5 passaggi, partendo da una prima stesura che è grossolana, per arrivare sempre di più al dettaglio o al colpo di pennello molto piccolo. Io lavoro principalmente con pennelli che sono molto molto piccoli e quindi il fatto di riuscire a dare tutta quella serie di colpetti di colore, poi il risultato lo si vede ad opera finita. Guardate che bella, lui diceva usa pennelli molto piccoli, molto fini. Sembra quasi che tu abbia, come realmente hai fatto, dipinto foglia per foglia, fogliolina per fogliolina. Ora, adesso signori, scusate se alzo un attimo i toni, peraltro vengo spesso rimproverata, però io ho detto 550 euro. 550 euro. Guardate, scusate il tono polemico, sono prezzi di lancio, non venite poi a lamentarvi, come spesso succede, tra qualche mese, perché c'è quello che ha visto la replica sui nostri canali attraverso il sito e dice vabbè, ma la medesima opera, adesso il prezzo è raddoppiato, ma io l'ho vista in replica a 550 euro. Ho precisato ad inizio puntata che sono prezzi eccezionali, ma per questo periodo. Attenzione signori, guardate, l'ho detto, mi rivolgo ad esperti d'arte, a grandi collezionisti, dove Carlo Lanini, peraltro le sue opere sono già finite abbondantemente, 550 euro, cornice compresa. Il giardino, opera numero 1, 24 cm per 25, una perla, a soli 550 euro. A buon intenditor, signori. Poche parole, opera numero 2, grazie Giulio, entriamo proprio nel vivo, perché so che da casa siete estremamente esigenti, quindi attenzione signori, ecco guardate sempre le cornici, lui pone molta attenzione, vero, anche a questo dettaglio, passami il termine, Carlo. Sì, la cornice è la ruffiana del quadro, gliela definisco. Abbiamo messa bella questa definizione. Sì, sì, in effetti è vero, perché fra l'altro è l'unica cosa che si può cambiare in un quadro, qualora non fosse di gradimento. Ma io la lascerei così. Però appunto queste cornici sono cornici realizzate appositamente per essere intonate o inserite in ambienti sia moderni che antichi. E quindi è una cornice abbastanza semplice, lineare, anche se di importante dimensione, però ritengo che sia intonata con le opere. In armonia con il quadro. Allora andiamo a raccontare questo quadro e io chiedo alla mia regia proprio di andare a coglierne l'essenza, signori, Rose Bianche nel Bosco, un'opera del 2015, 35 cm per 45, la richiesta per questa sera 900 euro. Allora, queste rose bianche danno quasi un effetto in primo piano, quasi tridimensionale. Diciamo che questo qui è un quadro molto particolare perché è una cosa inusuale trovare un roseto all'interno di un bosco. È vero. Se uno ci pensa veramente, i roseti non sono nei boschi. E questa cosa qui è particolare, l'ho voluta fare perché avevo in mente una favola e qui c'è un romanticismo incredibile perché la rosa nasce da una lacrima di una persona che poi ha fatto spuntare il roseto nel bosco. C'è un contrasto tra il bianco delle rose e tutto questo bosco giallo con foglie, molto dettagliato, una dimensione così molto curata, insomma, si vede molto la pennellata. Guardate che bello, non so, possiamo entrare proprio nel roseto? Ecco, diceva la particolarità, no? Che nelle rose bianche, grazie, guardate, anche qui dicevi tante stesure, tante sovrapposizioni, certo. Settimane suppongo di lavoro. Anche perché poi ci sono dei tempi di attesa, di essiccazione del passaggio e quindi
la produzione si prolunga nel tempo il lavoro. Guardate proprio la particolarità, dicevamo, un roseto all'interno di un bosco. Molta poesia, favola, dicevi, dietro questa creazione, dietro questo lavoro, signori, rose bianche nel bosco, 35 cm per 45, la richiesta di questa sera, solo 900 euro. È imbarazzante da parte mia, scusate la risata un po' sarcastica, presentare queste opere al di sotto delle 1000 euro. Lo ribadisco, non venite poi a lamentarvi qualora, sicuramente, queste opere, quotazioni, soprattutto di mercato, dovessero lievitare, e sottolineo lievitare, nei mesi a venire. Possiamo fare una semplice, posso rivedere l'opera numero 1 e 2, come mi richiede Giulio, ecco, grazie. Non sono sicura di aprire la chat online, Carlo fai tu, vedi se ci sono domande, a mia discrezione, mi assumo io la responsabilità. Ok, allora abbiamo visto l'opera numero 1, un giardino che ci è stato proprio richiesto, 24 cm per 25, ci è stato esplicitamente richiesto di mostrare i giardini di Carlo Lanini, signori, 5,50 la richiesta, e poi abbiamo visto queste splendide rose bianche nel bosco, 35 cm per 45, 900 euro la richiesta, le cornici fanno parte ovviamente della quotazione di mercato. Passiamo a un genere diverso, lasciamo il paesaggio momentaneamente per addentrarci nell'opera numero 3 a parete, grazie a infinite Giulio. Allora, questo è un uccellino colorato, vi anticipo le dimensioni, 20 cm per 40, la richiesta di questa sera, 600 euro, in questo sfondo astratto, Carlo Lanini. Sì, è una sfocatura fotografica, diciamo che qui si scende molto verso l'iperrealismo, perché queste sfocature fotografiche vengono appunto dalla fotografia. Ecco, infatti anticipi la domanda, vado a salutare Lorena d'Alessandria, che faceva notare in una delle interviste che ti ho fatto che tu appunto dici di avvalerti di molti scatti fotografici. Certo, ecco, certo. Come avviene proprio la scelta di un soggetto? Ma la scelta di un soggetto fa parte dell'ispirazione. L'ispirazione ha due canali. Uno è il guardare con gli occhi e scegliere, selezionare l'immagine che ti colpisce. L'altra è, scegliendo un filone, andare a cercare i soggetti di un certo tipo. Di un certo tipo. Io dipingo proprio a filoni, faccio appunto gli uccelli, faccio libri, che è un'altra serie, faccio che giardini, vedremo, che è un'altra serie. Tu, peraltro, mi raccontavi che sei solito lavorare a più cicli, certo, contemporaneamente. Certo, sì, infatti in questo momento ho almeno 6 opere in lavorazione di uccelli e ne ho altrettante di giardini. Ecco, possiamo andare a vedere proprio nei dettagli questo uccellino colorato, le piume, guardate, sembra quasi sospeso appunto in questo sfondo fotografico che tu dicevi astratto. Non stiamo parlando di fotografia, signori, la fotografia come mezzo per poi arrivare a la riproduzione, appunto, questa è tutta pittura. Questo uccellino colorato 20x40, 600 euro la richiesta di questa sera. Dicevo, entriamo proprio nelle piume. Ah, ok, perfetto. La scelta dei colori, caro. Questi sono colori attinenti alla realtà? Sì. Ci sono degli uccelli che hanno dei colori che sono incredibili. Per esempio, il cardinalino, che è un uccello canadese, e poi dopo c'è anche negli Stati Uniti, è di un rosso vivacissimo, si chiama cardinale proprio perché è completamente rosso. Rosso. Il martin pescatore. Ah, il martin pescatore, è vero. Spettacolare come uccello, come colori. E questo qui credo che sia un uccello brasiliano, ha questi colori che sono quasi iridescenti. Senti, mentre guardiamo questo, anzi no, andiamo avanti nell'opera numero 4, la troviamo ai nostri piedi, vado a salutare Pierpaolo da Crotone, direi di interrompere qui le domande, grazie per ovvi motivi. Questa è un'intervista, sì, ma anche televendita, ti chiede qual è il suo rapporto con la terra di origine, c'è un legame con la sua pittura? Non credo perché ormai io conosco tante persone che dipingono, Stati Uniti, Francia, Spagna, vedo che le opere d'arte sono universali normalmente, certo. Uno può essere legato al paesaggio, però anche all'interno del paesaggio va a cercare quei paesaggi
che sono più vicini al sentire dell'artista. Al sentire, e a proposito del sentire dell'artista, andiamo a commentare quest'opera. Guardate, guardate che bella, vorrei prima mostrarvela nella sua interezza. Ecco, queste sono le ciliegie, un'opera del 2015, 25x35, 650 euro la richiesta. Carlo. Queste qui sono opere, io nasco come pittore di nature morte, ne ho fatte tantissime. Poi sono passato alla figura e alla ritrattistica e questa è una cosa che mi è rimasta, cioè la mia produzione è prevalente nella natura morta e nella ritrattistica. Ho inserito gli altri temi successivamente. Qui anche qui si entra nel dettaglio. In Italia abbiamo grandi artisti che fanno nature morte. Io ho in mente il primo che mi viene, Ventrone, è un pittore eccezionale. Certo. La cosa però che a me non piace di Ventrone, una sola, è che per fare quel tipo di iperrealismo lui ingrandisce le cose al di sopra del naturale. Quindi una ciliegia non può essere 5 cm di diametro, per come la penso io. Certo, deve certo, essere della dimensione reale, perché se uno fa pittura realista anche il soggetto deve essere realista. Ecco, questa è la pittura realista appunto di Carlo Lanini che sì. Si attiene proprio alla realtà. Quanto è difficile dipingere, chiedo alla telecamera di entrare, quella ciliegia? Quanto tempo impieghi per quella ciotola di ciliegie, signori? Diciamo che io non calcolo mai i tempi, perché poi il quadro, anche quando sembra finito, molte volte mi arrivano colleghi, amici, dicono questo è finito. No, rimane lì perché... guardando il quadro io continuamente ritocco e quindi la lavorazione può durare anche alcuni mesi. Addirittura mesi, sì. Signori. Avete sentito le ciliegie di Carlo Lanini, 25 cm per 35, 650 euro la richiesta. Mostriamo anche il dipinto accanto, grazie. Allora, qui si ritorna nel tema che appunto ci è stato richiesto dai nostri collezionisti. Guardate che bello. Questo è un altro giardino, giusto Carlo? Sì, questo è un roseto. È un roseto, eccolo qua signori, le dimensioni 30 cm per 24, 650 euro la richiesta. Guardate che bello, Carlo. Anche questo, come l'altro paesaggio, è stratificato, quindi sono molti passaggi. Quindi in particolare c'è l'impaginazione di questo roseto che è laterale. E vedete, inquadrato in questo momento, c'è un giglio che spunta dal basso, che compensa, bilancia un po' il quadro. Qui ci sono dei colori che sono molto belli, a me piace molto, devo dire. Anche a me, quanto è difficile saper pesare i colori? Beh, diciamo che questo rientra nell'impaginazione del soggetto, perché questo quadro qui è una parte di un altro quadro che io ho fatto, molto più grande, che aveva un roseto anche a sinistra e io l'ho rifatto bilanciando solamente questa parte. Guardate che bello! Il taglio e l'impaginazione dell'opera fa parte anche dello stile dell'artista, perché ci sono delle tecniche, per esempio fotografiche, che nel ritratto tagliano un po' la testa delle persone, quella viene definita proprio tecnica fotografica. Lo stesso discorso vale per i quadri di altri soggetti, il saper tagliare il soggetto in maniera che sia piacevole, che sia gradevole, è importante. Poi dopo uno può spostare, anziché farlo centrale, farlo certo, laterale, però, certo, però è l'impaginazione che deve essere studiata. Elemento fondamentale. Allora, ci ritorniamo su questo, tranquilli, intanto i complimenti da Davide. Da Empoli andiamo a vedere, avevi accennato ad un altro ciclo, quello dei libri sì. Ecco, lo andiamo a vedere, lo mostriamo per la prima volta al grande pubblico che ci segue. Guardate quest'opera, la numero 6, signori, i libri, Carlo Lanini qui in diretta con noi, 40 cm per 45 la richiesta, 900 euro. Un altro tema importante, ho cominciato, devo dire, non da molto a fare queste cose, a fare libri. Ora sto inserendo, allargando le dimensioni, inserendo altre cose accanto al libro. Sono matite, sono piccoli teschi, sono piccoli oggetti
Non in questo caso. Non in questo caso. Che siamo qui, abbiamo visto dei libri che hanno... Sì, sono libri vecchi, ma il libro è... Io ho visto dei libri scritti sul libro, sul tema del libro. Cioè il libro è un tema sul quale si potrebbe parlare tanto tempo, perché lì dentro c'è la storia delle persone, c'è la cultura, ci sono le informazioni. E queste cose qui sono dei libri un po' vecchi, si vede che sono un po' rovinati, è proprio la storia. È vero, mi ricordano i miei libri quasi di infanzia, che poi uno non getta, fortunatamente non butta mai, però raccontano veramente i decenni che passano e, certo, e la storia. Certo, certo. Libri vecchi e neppure ben riposti, vedo, da questa composizione artistica, no? Sì, e questa qui fa parte un po' della malizia dell'artista, inserire per avere il gioco delle luci e delle ombre. Libri in un ecco, modo quanto è importante il gioco nella tua certo, arte? Nella mia arte la luce è molto importante, io lavoro molto con i bianchi. Che tipo di luce è? Una luce... Ma diciamo che è una luce maliziosa, perché serve soprattutto nelle nature morte a creare degli effetti coloristici. Guardate che bello. Il riflesso, qui in questo caso, se fossero stati dritti sarebbe stata un'opera piatta, invece... Con queste fuoriuscite si creano quelle ombre che danno profondità al quadro. 900 euro, signori, tutto abbondantemente sotto le 1000 euro per questa serata. Questa era l'opera numero 6. Allora, andiamo a fare velocemente una carrellata, velocemente, ma attenzione ai dettagli di questo bravissimo artista. E tra l'altro vi dico di svegliarvi, perché le opere sono... Se andate a guardare la replica di vecchie puntate Richiedere un'opera, già vi avverto che quell'opera non c'è più, è andata venduta. Allora, l'opera numero 1, guardate che bella, opera numero 1, siamo partiti proprio con il giardino, con i giardini di Carlo Lanini, 24 cm per 25, la richiesta di questa sera 550 euro. Ho aperto la puntata dicendo che sembrava una sorta di fotografia, quando signori fotografia non è. Qui si parla di pittura, pittura vera e propria, molto abbinata, molto in armonia, in equilibrio, anche la cornice. Carlo Lanini è un artista che non lascia nulla al caso, ma tutto è appositamente studiato. Quindi da quest'opera, da questa chicca, 550 euro, andiamo a vedere l'opera numero 2, grazie, andiamo a vederla. Ci siamo stati abbondantemente su questo roseto, queste rose bianche nel bosco. Il nostro artista, quando l'ho appunto intervistato poco fa, su come è nata l'idea, no, di quest'opera, dietro la quale c'è una sorta di favola, mi raccontavi che questo roseto bianco, che già è un po' insolito, originale, no, trovarlo all'interno di un bosco, nasce, si racconta, dalla lacrima comunque caduta lì di una persona. L'opera numero 2, appunto, quindi c'è un non so che di magico, rose bianche nel bosco, 35 cm per 45, la richiesta di questa serata 900 euro, signori. Opera numero 3, Carlo Lanini qui con noi in diretta, l'uccellino colorato, lo vedete in questo sfondo astratto, che mette in risalto, in primo piano, da qui sembra quasi una figura tridimensionale questo soggetto, l'uccellino colorato, colori che si attengono strettamente alla realtà, una pittura realistica molto questa di Carlo Lanini, 20 cm per 40, 600 euro la richiesta di questa sera. E poi l'opera numero 4, veloci nelle prenotazioni, vanno bene anche le seconde chiamate. Lui, questo è un po' la sua origine, nasce dalle nature morte Carlo Lanini, la sua pittura viene da qui, le ciliegie, eccole qua, 25 cm per 35, 650 euro, lo vedete, tutto è in perfetta armonia. Guardate i dettagli che comunque potete scoprire sostando abbondantemente, guardando con gli occhi e con l'anima ogni sua singola opera. Dicevo, 650 euro la richiesta per quest'opera delle dimensioni 25x35. E poi andiamo avanti nella nostra carrellata, guardate che bella, mesi di lavoro talvolta. L'opera numero 5, un altro che fa parte del ciclo comunque dei giardini, 34 cm
mm per 24, 550 euro la richiesta, anzi no, chiedo scusa, 650 euro la richiesta, come mi dicono dalla regia. E poi l'ultima opera che abbiamo visto, che apre un nuovo ciclo di Carlo Lanini, sapete che è sua abitudine lavorare contemporaneamente a più cicli, è un artista che non sta mai fermo, in continua evoluzione, innumerevoli le ore di lavoro che ovviamente dona ai suoi, alle sue opere e di conseguenza a noi fruitori, perché questo è importante. Libri, l'opera numero 6, guardate anche la cornice che si sposa perfettamente con i colori, con tutta la composizione artistica di questo bravissimo artista, 40 cm per 45, la richiesta 900 euro, signori. Allora, tutto, ritorniamo proprio, ecco, in questa panoramica, abbondantemente sotto le 1000 euro, sono prezzi speciali, concordati con l'artista, che non era molto d'accordo, sinceramente neppure io, sinceramente nemmeno Emanuela Orler, però sono andati non a caso, a ruba, voglio dire, queste opere. Vi avvertiamo, sono donna di parola, questa è un'azienda seria, quindi vi sfido tra qualche mese ad alzare il telefono a dire: Alessandra, hai detto veramente una stupidaggine in diretta. Vi dico che sono prezzi perché noi andiamo a sposare il concetto di arte accessibile, non a caso siamo Affordable Art Point. Ma signori, attenzione, parola d'onore, che tra pochi mesi queste quotazioni non ci saranno mai più. Allora, continuate ovviamente con le vostre telefonate. Sì, allora, possiamo tornare sull'opera numero 1? Esatto, allora, dal mondo dello streaming. Allora, opera numero 1, andiamo a rivedere, lo capisco. Abbiamo aperto con quest'opera. Lui utilizza, come ci ha detto, dei pennelli, vero Carlo? 0, 00. 0, 00, quindi finissimi, proprio per andare a cercare il dettaglio. In questo caso per dettaglio io intendo le foglioline. Possiamo entrare il più possibile in quest'opera? Che ci viene, è certo, potete continuare a chiamare, certamente impiega molto tempo a selezionare un soggetto, guardate, veramente può trarre in inganno, come ho detto all'inizio puntata, può sembrare una fotografia, invece uno dei giardini di del ciclo, ovviamente uno dei cicli di Carlo Lanini. 24 per 25, 550 euro la richiesta. La quotazione varia anche in base alla cornice, signore, oltre che al tempo in cui ha impiegato. Ok, allora, ritorniamo in studio, grazie. Vado a salutare il mio graditissimo ospite. Continuate a chiamare anche dopo la fine di questa trasmissione, ci scrivete, numero sopra impressione, continuate a chiamare o whatsappate, che questo è un termine, Carlo, che va per la maggiore tra i giovani. Allora, io ti ringrazio tantissimo di essere stato mio ospite, fai buon rientro nell'amata Toscana. E lo rivedremo presto, quindi tranquilli a casa, sicuramente con altre opere. Carlo, grazie infinite. Grazie a voi. Rimani qui con me perché adesso io lancio come sempre un brevissimo break pubblicitario. Signori, non andate via perché come sempre le nostre trasmissioni continuano sui nostri canali multimediali dedicati unicamente alla grande arte, l'arte con la A maiuscola. Grazie infinite, ci vediamo tra pochissimo.